I frutti del territorio, soluzioni per lo sviluppo e la sicurezza dell'agroalimentare piemontese. È il titolo dell'incontro organizzato nella Filanda Ferrero ad Alba da Confindustria Cuneo con il Ministero delle Politiche Agricole. Io non chiedo di risolvere problemi che non sono risolvibili, quali finanziamenti in questo momento che non ci sono dei soldi, ma per alleggerire la pressione burocratica e per rendere chiarezza nella normativa, che è un problema molto grande per le nostre imprese. Oggi noi dobbiamo andare a sostenere gli investimenti che le aziende stanno facendo, e di questo appunto oggi parleremo, e anche a fare in modo che quei costi che derivano da burocrazia e da modalità oggi assolutamente insostenibile si riducano. Riduzione di tutto ciò che non è controllo di qualità, e dall'altro lato l'accompagnamento all'investimento strategico, innovativo e all'internazionalizzazione. Il governo italiano si è posto come obiettivo di passare dagli attuali 33 miliardi di export nell'agroalimentare a 50 miliardi entro il 2020. Una fetta importantissima delle risorse comunitarie è messa a disposizione attraverso i programmi di sviluppo rurale, che sono gli strumenti attraverso cui si interviene per sostenere la competitività del sistema agricolo e agroalimentare. Ecco, questo settore invece stenta a poter essere all'altezza e mantenere il passo che l'impresa richiede, perché la spesa è sempre molto lenta. Ci vuole una grande attenzione a non fare dei provvedimenti che possano ulteriormente penalizzare questo settore. Il settore non chiede niente, chiede solo di poter lavorare.